Herman Miller è una delle più famose, se non la più famosa azienda mondiale che si occupa di sedute, no? Sedute per l'ufficio in particolare. Fino a poco tempo fa, fino a qualche mese fa, per comprare una Herman Miller era necessario rivolgersi a uno dei tanti distributori presenti anche in Italia, chiaramente, quindi comprarla o sul sito di questo distributore oppure recandosi dentro al negozio vero e proprio. Da qualche mese invece, con la collaborazione anche di Logitech, Herman Miller entra nel mercato delle sedie da gaming e lo fa vendendo le proprie sedie direttamente sul sito ufficiale. Mi è sembrato molto interessante che Herman Miller si occupasse di questo settore particolare che appunto sono le sedie da gaming e quindi ne ho recensita una, la sua entry level, questa Sile. Vediamo insieme come arriva, com'è la sedia e quali sono le mie opinioni a proposito. Allora, la figata di queste Herman Miller è che, come vedete, arrivano già montate, cioè almeno da quanto ho visto. Adesso la apro. Fragile. Open this side. Ok. Voilà, you are almost there. Beh, packaging bomba. No assembly required, eccetera, eccetera. Lift this up. Solleva questo. Vediamo. Sollevo. Open this side. Bravissimi. Che experience. Allora, questo va tolto. No, vabbè, sta uscendo anche la sedia. Ciao. Questo si solleva. Bam. Che bravi. 2 weeks later. Il mercato delle sedie da gaming è davvero particolare. Qualcuno qualche anno fa si è inventato che per giocare servano sedie che non sono altro che dei sedili da auto. E questa roba qua mi ha sempre molto stupito, però capisco che il marketing funziona anche così e quindi mi inchino al potere, insomma, del marketing in questo caso. Mi sono sempre chiesto cosa significasse sedia da gaming. In realtà in sé non significa praticamente niente. I gamers sono semplicemente persone che stanno davanti a una scrivania, davanti a un computer per tante ore e quindi di base hanno le stesse identiche esigenze che ha chi invece ci lavora davanti a un computer. Herman Miller arriva in tutto questo proponendo le proprie sedie, le proprie leggendarie sedie studiate appunto secondo i principali principi di ergonomia all'interno del mercato da gaming. Come lo fa? Lo fa semplicemente riproponendo le stesse identiche sedie, semplicemente ricolorate. Come dire, le nostre sedie da ufficio vanno benissimo anche da gaming. L'unica cosa che dobbiamo fare è proporle con dei colori che stiano bene con le vostre postazioni, quelle sì, da gaming. Difficile dargli torto, soprattutto dopo che ho provato questa Sile, che è la loro sedia, chiamiamola così, entry level del catalogo. Sile è una sedia progettata da Yves Béhar nel 2010 per Herman Miller, proprio pensando alla creazione di una sedia il più economica possibile. Non economica nel senso negativo del termine, ma una sedia che potesse avere meno elementi possibili, in modo tale da poter essere costruita e prodotta più facilmente e quindi di conseguenza anche venduta a un prezzo il più basso possibile. Cosa ha fatto Béhar? Ha studiato questo particolarissimo schienale che è sospeso con questo arco a Y e che riprende un po' il principio dei ponti sospesi della sua San Francisco, no? Per ispirarsi a questa sedia ha proprio preso il Golden Gate. Come lo ha fatto? Appunto, ha creato questo schienale sospeso molto particolare, realizzato in elastomeri, che sono questi materiali che si adattano, come vedete, alla schiena e rendono la sedia super fresca, cosa che durante l'estate come ora, insomma, è più che gradito, ma soprattutto anche comoda, perché, come spero si capisca, tutto lo schienale si adatta proprio alla schiena. Quello che magari in foto sembra un materiale rigido, come vedete, in realtà è proprio un mix di gomme e di appunto elastomeri che lo rendono perfetto per questo particolare utilizzo. Il resto è tutto quanto molto semplice, con un design semplicissimo, come vi dicevo, per mantenere i costi bassi e la produzione più semplice, cosa graditissima direi. Rimangono comunque tutte quante le regolazioni base che rendono questa sedia una sedia particolarmente ergonomica. Si può regolare chiaramente l'altezza della sedia, e ci mancherebbe, insomma, nella maniera classica, per cui premendo questa leva la sedia si solleverà. Non solo, ci sono altre regolazioni molto interessanti, e sono la distanza della seduta dallo schienale, fondamentale per impostare correttamente
la posizione della schiena sulla sedia. Le sedie che non hanno questa regolazione, difficile chiamarle ergonomiche, perché la distanza proprio della seduta dallo schienale è uno dei valori più importanti quando ci si siede, perché questa regolazione permette proprio di rendere la sedia su misura per la vostra schiena. Se regolate correttamente questa distanza, la vostra spina dorsale sarà nella giusta posizione e la sedia risulterà incredibilmente comoda. Non solo, come vedete, è possibile dondolarsi e la inclinazione massima è regolabile con una leva qui sulla sinistra che ha tre posizioni. Nella posizione più avanzata la sedia si bloccherà in questa maniera, ce n'è una intermedia che fa scendere lo schienale fino a questa distanza e poi ce n'è una finale che fa inclinare la sedia fino a questa distanza. E non è finita qua, la sedia si può inclinare anche in avanti. Potersi inclinare e dondolare è fondamentale per, diciamo, rilassare ulteriormente la spina dorsale e il proprio corpo, e quindi il risultato è che la sedia risulta davvero incredibilmente comoda. Quanto la sedia si oppone a questo vostro dondolamento lo regolate dalla parte opposta. Avvitando o svitando questa regolazione renderete più duro o più morbido il dondolamento, quindi più avvitate più la sedia si opporrà al vostro dondolamento. E poi i braccioli chiaramente sono regolabili in altezza, non solo, ovviamente si possono spostare verso l'esterno o verso l'interno, in avanti o indietro, e se ne può regolare anche la convergenza verso l'esterno o verso l'interno. Questo particolarmente comodo per chi gioca magari con un pad. La seduta poi, ricoperta in questo materiale che si chiama Medley, è particolarmente comoda, non troppo morbida e neanche troppo dura, e soprattutto è garantita, come tutto quanto il resto della sedia, contro l'abrasione, contro lo scolorimento e contro la rottura delle cuciture. In generale tutti i materiali di questa Sail sono fatti per durare. La sedia è garantita ben 12 anni ed ha una garanzia totale, il che significa che qualunque elemento si potesse rompere in questi 12 anni verrà sostituito gratuitamente da Herman Miller. Questo la dice lunga sulla qualità costruttiva e sulla qualità dei materiali delle sedie Herman Miller. Non solo, arriva già montata, come avete visto nel video introduttivo. Questo significa che potete provarla per 14 giorni e potete restituirla molto facilmente rimettendola semplicemente dentro la sua scatola che la contiene completamente. Bear l'ha chiamata Sail perché lo schienale ricorda una vela, per cui appunto Sail o Sail con la Y al posto della I per ricordare il montante molto particolare che ha utilizzato. Insomma, come avrete capito, questa Sail mi è piaciuta molto, moltissimo, la trovo incredibilmente comoda, è un piacere da utilizzare, mi fa impazzire questa roba della reclinazione controllata più o meno dura, mi piace il fatto che l'ho adattata esattamente per le mie dimensioni e per cui anche dopo tante ore di utilizzo, sia lavorando al computer sia giocando, risulta sempre molto comoda, che insomma è la cosa principale. Oltre a questo mi piace anche moltissimo esteticamente, qui in studio sta da paura, adoro questa versione bianca, mi piacciono comunque anche le altre versioni, poi sta a voi scegliere un po' qual è il vostro colore preferito, però chiaramente voglio anche parlare di quello che non mi è piaciuto. Non posso certo dire che mi è piaciuto tutto quanto, perché non è così. Una cosa che non mi è piaciuta è che rispetto al suo equivalente da ufficio manca il supporto lombare. Si è un po' risparmiato su questo, è vero che avendo la regolazione della seduta rispetto allo schienale è possibile, come vi spiegavo prima, regolare perfettamente la sedia, per cui non sento tanto la mancanza di un supporto lombare, e gli elastomeri qui dello schienale mi danno comunque supporto anche qui in basso. Come spero si capisca, lo schienale aderisce perfettamente alla schiena. Una volta cioè trovata la distanza tra seduta e schienale, ogni volta che vi sedete la schiena aderirà perfettamente allo schienale, e questa roba qua insomma è impagabile, è veramente impagabile, e quindi la mancanza di un supporto lombare che spinga qui in basso
spesso, non troppo, ma che comunque dia un supporto ulteriore, non è così un problema, devo dire. Però insomma, se ci fosse stato, avrei preferito. Non mi piace poi che i braccioli non si possono bloccare, cioè mi spiego meglio. L'altezza ovviamente si può bloccare con questo tasto, ma le altre regolazioni, cioè la posizione del bracciolo negli altri assi, è sempre libera, si possono sempre muovere. E questa roba qua non mi piace, perché seppur ci sia attrito e quindi risultino comunque abbastanza duri da muovere, è normale che mentre vi muovete o mentre vi dondolate si muoveranno un pochino sempre anche i braccioli. Avrei preferito che avessero inserito un tasto che li potesse bloccare una volta trovata la posizione preferita. Come avrete notato, poi manca il poggiatesta, non c'è poggiatesta in questa sedia. Questa è una mancanza assolutamente non grave. Addirittura Herman Miller sul suo sito, tra le varie domande frequenti, la spiega dicendo questo: se una sedia è ben progettata, il poggiatesta non serve. E questo è vero, nel senso che, per l'ennesima volta, come vi spiegavo prima, se la spina dorsale è nella giusta posizione e se c'è un supporto completo alla schiena, come in questo caso, praticamente stare seduti è come stare in piedi, e quindi non sentirete mai l'esigenza di appoggiare la testa da qualche parte. Inoltre, in generale, mentre si lavora non si appoggia la testa, non si ha l'esigenza di appoggiare la testa. È vero che questa è una sedia reclinabile, per cui sarebbe non male poter appoggiare anche la testa quando la si reclina completamente, come in questo caso, ma è anche vero che non è una poltrona in cui ci si riposa, è una sedia su cui si lavora o si gioca, e quindi di base la mancanza del poggiatesta è veramente un non problema. È chiaro che anche qui, se ci fosse stato, sarebbe stato meglio, però è anche vero che, come vi ho già spiegato più volte, questa sedia è stata progettata per costare poco, per essere costruita con meno elementi possibili, e il poggiatesta è veramente la prima cosa da eliminare. Tant'è vero che la Iron, la sedia di punta di Herman Miller, quella più famosa, quella esposta al MoMA di New York nella collezione permanente, quella che è diventata un po' un'icona della cultura pop, è senza poggiatesta e costa 1.500 euro. Questa Sile, non ve l'ho ancora detto, non costa poco, anche se è diciamo il modello così entry level di Herman Miller. Il prezzo di listino è di 680 euro, quasi 700 euro. Si trova comunque attorno ai 500-550 euro nella sua versione da ufficio, che ha altri colori, comprandola dai distributori di Herman Miller e non direttamente sul sito, come si può fare con questa versione da gaming. È un prezzo alto, ma non è neanche un prezzo altissimo se ci pensate. Altre sedie da gaming particolarmente blasonate costano attorno a quella cifra e non offrono neanche lontanamente l'ergonomia di un Herman Miller. Per cui, secondo me, i conti che vi dovete fare è: quanto vale per voi una sedia che vi durerà perlomeno 10 anni, garantita 12 anni, con materiali super top, costruzione super top e soprattutto ergonomia super top, che vi consentirà di stare seduti per 8, 10, 12 ore al giorno senza mai affaticarvi, quindi sia per lavorare ma anche per giocare? Quanto vale questo per voi diluito in così tanti anni? Dovete farvi un po' i conti e capire se spendere quasi 700 euro per una sedia ha senso o no per voi. Cosa ne pensate? Pensate di comprare un Herman Miller o comunque una sedia davvero ergonomica e non una semplice sedia da gaming, che non è altro che un sedile da automobile adattato su 5 ruote? Parliamone e discutiamole nei commenti. Se il video vi è piaciuto, fate un bel like, mi raccomando, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, attivate le notifiche per essere sempre aggiornati sui prossimi video che arriveranno sul canale, e noi non dovessimo più rivederci. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao ragazzi!